Ragazzi, sono Andrea. Oggi siamo insieme a Domenico per modificare, come vedete alle mie spalle, la SSC Tuatara in arte Overflow Zeno. Come direbbe il grande Michael, mi sono regalato una Zeno. Quindi oggi siamo qua per modificarla insieme a Domenico. Domenico si modificherà la sua, io la mia e la proveremo. Let's go. Ok, raga, ok, paraurti. Vediamo un po' i paraurti come sono. Posso dire che fanno già cagare i paraurti. No, questo è proprio orribile. Poi, posteriore. Sono carini, carini questi. Molto belli. Allora, posso dire di rimodificare almeno questo. Ovvero con il colore 1, però. Poi, motori al massimo. Marmitte. Allora, le marmitte sono già queste, che sono una figata pazzesca. Questa singola è molto ca... no, non è molto carina perché... No, non lo so se è buggata oppure no. Poi... Allora, ce ne sono un bel po' di marmi... Queste sono orribili. Ma sai che c'è? Io direi di fare le stesse... Ma in carbonio, per il momento. Poi vedo. Cofani. Esprimo le mie perplessità. Luci all'oxeno. Poi livrea, attenzione, livrea, vediamo un po' se ce n'è una carina. Io l'ho già intraviste, però fanno... infatti, sapevo che facevano tutte cagare. Specchietti. Rimozione specchietti che viene molto, ma molto bella senza specchietti. Poi non so voi. Questi specchietti sono un po' troppo espansivi, vedete, senza... È più carina, è più normale la macchina, boh. Quindi senza specchietti. Poi... verniciature, le vediamo dopo. Tettucci, oh, ecco qua, tettucci. Colore 2 in carbonio, che non è neanche troppo brutto in carbonio. Ah, ci sono ovviamente diversi tettucci da mettere sopra. Ok. Posso dire che per il momento metto colore 1, poi vedo. Minigonne. No, estendono troppo. Vediamo quanto sono brutte le minigonne. Altro che mini. Cioè, cos'è sta cagata? Ma chi è che mette queste cose? Spoiler! Oh, proprio minimalisto, minimalismo puro. Carino, posso dire, però in carbonio. Ah, no, no, forse non è in carbonio. Ecco, questo è in carbonio. Allora, poi abbiamo questo che è orribile, proprio brutto come la fa. Questo è molto carino, questo, alettona X. Ok, gli ale... No, sono in carbonio, fanno cagare, sono in carbonio. Eh sì, sono in carbonio. Quindi no. E questo, se fossi stato io di un anno fa, l'avrei messo. Per il momento non saprei, vedo dopo io. Sospensioni, no. Trasmissioni, ok. Turbo, ok. Ruote, finestrini. Perfetto, raga, abbiamo già finito e niente, passiamo col test di guida. Ok, raga, eccoci qua con le nostre macchine. Io alla fine ho messo sto spoiler. Complimenti che ti sei dimenticato di mettere i fari Roxeno. E comunque adesso proviamole. Già fa un rumore che è una roba incredibile sta cosa. Allora, raga, possiamo dire che ora con la neve sono una slitta di Babbo Natale. E penso che anche... Ecco, infatti, mi sono subito schiantato. Ho spaccato anche un faro. Però posso dire, raga, che questa è la macchina per me più bella del DLC. Molto bella. Se la modificate come la modifico io, portate a casa un'auto sportiva, ma soprattutto molto elegante. Forse lo spoiler stona un po', ma è bella, è bella. A me mi piace un casino. L'accelerazione abbastanza bene, anche se siamo sulla neve, ripeto. Domenico, come ti sembra questa bestia? Ma non ti so dire perché la neve non mi piace proprio, cioè non Lo mi segue so, zio, guidare. lo so, però io la provo. Minchia, non riesco a guidare, porca puttana. Ma raga, lo sto guidando per un po', ma non è male, assolutamente, non è male. Se la sta cavando anche sulla neve. Quindi io la promuovo perché l'aspettavo, sta macchina. Pensavo che era la prima che usciva, una delle prime. Invece non è uscita. Bene. Non è uscita, però bella. Mi piace un casino sta macchina. Proprio bella. Cioè, perché a me mi piace lo stile elegante. Cioè, questa qua mi sembra un'auto di un tizio, di un proprietario di un ufficio, ecco, di un ufficio, di un'agenzia, ecco, proprio mi si addice sta macchina, che sono proprietario dell'agenzia. Quindi io consiglio di comprarla. Con la velocità, ho già visto anche
un test sulla Ignius contro la Ignius, la macchina verde che abbiamo modificato l'altra volta. Cambia di qualche millisecondo, la Ignius vince di qualche millisecondo, quindi in realtà sai che cambia ovviamente. Se volete fare i genovesi vi prendete la Ignius che costa di meno, leggermente di meno. Però nel resto, se volete godervi il DLC, compratelo assolutamente. Costa 2 milioni 820 mila dollari. Io mi sono contenuto con le modifiche perché comunque a me, come avete visto, mi fanno cagare. Quindi consigliata, consigliata. Te come cosa ne pensi? Sì, molto bella, molto carina, molto semplice. Ok, anche rispettabilissimo come pregiudizio. Ok, raga, abbiamo anche visto, per curiosità, gli interni. Posso dire che sono carini. Davanti c'è un baule come quello della Tesla, ma il motore è una cazzo di figata. Cioè, guardate che bello. Vediamo anche quello di dome. Con le cinghie arancioni ci sta molto di più. Gli interni poi non li ho fatti vedere prima, sono praticamente gli stessi, insomma niente di che. Cioè sono un po' uguali in realtà, tante ma grazie Dome per chiudermi, grazie. E nulla, questo era alquanto. Che dire ragazzi, questa macchina qua è fantastica. Fantastica! Spero che questo video vi sia piaciuto, vi ricordo di lasciare like, iscrivervi al canale, lasciare un bel commento. Condividere il video, attivare la campanellina per non perdere nessun aggiornamento del canale. Detto questo, bella! Bella, il momento cringe è finito.